Riprendiamo i lavori e chiamo al tavolo i due protagonisti di questa di questo secondo momento, la dottoressa Cristiana Aresti e il dottor Claudio Leombroni. Prego. E proprio con Cristiana Aresti che prosegue e cogliendo in pieno l'invito che ci ha ricordato poco fa Melania a che ciascuno di noi porti la propria esperienza, Cristiana Aresti è funzionaria, bibliotecaria del Ministero della Cultura. Dopo aver lavorato alla Biblioteca Estense Universitaria di Modena e alla Biblioteca Universitaria di Bologna, oggi è referente del settore biblioteche nella soprintendenza archivistica e bibliografica della Emilia-Romagna. Il suo intervento si incentra appunto sulle soprintendenze statali e la tutela, procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione al restauro dei beni archivistici e bibliografici ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei Beni Culturali. Prego. Grazie Paolo. Allora, buongiorno a tutti. Appunto, come diceva appunto il professor Paolo Tinti, io lavoro presso la soprintendenza archivistica e bibliografica della regione Emilia-Romagna, soprintendenza statale, e la mia breve trattazione parte da una data che è appunto l'anno 2015. L'anno 2015 è una data per me e per l'istituto che io rappresento oggi fondamentale, perché la data nella quale la tutela dei beni librari, che dagli anni 70 era stata delegata dallo Stato alle regioni, torna allo Stato per effetto di una legge, appunto la numero 125 di quell'anno, che è una legge che tra l'altro tratta di tutt'altro e che però di fatto modifica appunto alcuni articoli del codice, riconducendo allo Stato la tutela dei beni librari. Tutela che, come dicevo, era stata fino a quel momento delegata alle regioni. E questo avviene. Avviene sostanzialmente perché l'idea è quella di favorire un omogeneo comportamento, va bene, nei confronti dei beni culturali, perché la tutela di tutti gli altri beni culturali era competenza delle soprintendenze, mentre, ed era quindi competenza statale, mentre i beni librari, per ragioni che adesso non sto a riprendere, avevano appunto una condizione giuridica particolare. Quindi per cercare di omologare il comportamento sui beni librari agli altri beni culturali e per rendere in qualche modo l'intervento della tutela sul omogeneo, perché naturalmente le regioni avevano avuto comportamenti difformi sul territorio. Quindi l'idea era quella di far sì che lo Stato potesse centralmente gestire e tutelare i beni librari in maniera omogenea. Però io ho usato il termine appunto tutela, ma mi piacerebbe in questo contesto andare un po' ad analizzare qual è il concetto di tutela, che, come Melania Zanetti ha detto prima di me, è espressamente descritto nel Codice dei Beni Culturali all'articolo 3. Va bene, nell'articolo 3, adesso non vi leggo cosa dice nello specifico l'articolo 3, ma il concetto di tutela si concretizza, secondo quello che dice il legislatore, sulla base di tre concetti fondamentali, cioè individuare, proteggere e conservare i beni culturali. Va bene, quindi individuare in quale attività si concretizza l'individuazione del bene culturale, che viene quindi effettuata dalle sovrintendenze, fondamentalmente nella verifica dell'interesse. Cioè individuare vuol dire riconoscere il bene, quindi l'attività che in qualche modo, cioè il verbo individuare si traduce nella verifica dell'interesse culturale.
Poi naturalmente ci sono tutte le attività di protezione, cioè evitare che il bene appunto si disperda creando le condizioni per la buona conservazione. E il terzo verbo centrale nel concetto di tutela è conservare, va bene? Ed è proprio collegato al tema della conservazione che naturalmente facciamo entra il concetto di restauro, no? Sto facendo questo discorso per capire cosa ha significato il passaggio del tema della tutela dalle regioni allo Stato e perché sono qui a parlare di restauro in relazione alle sovrintendenze. Va bene, quindi un elemento fondamentale della tutela, dicevamo, è la conservazione. E come diceva appunto Melania Zanetti prima, le attività di manutenzione e restauro che implicano necessariamente un intervento sul bene, cioè un agire sul bene, sono competenza esclusiva di restauratori qualificati e accreditati. Quindi praticamente abbiamo visto la tutela ha in sé il concetto di conservazione, il concetto di conservazione ha in sé il concetto di manutenzione e restauro. E il restauro e la manutenzione sono azioni sul bene, va bene, che implicano necessariamente l'intervento di professionalità specifiche, professionalità che spesso e volentieri non sono interne agli istituti, che in qualche modo sono competenti per quanto riguarda la conservazione. Quindi, sempre tornando al codice, all'articolo 31, comma 1 del codice, che cosa si dice? Si dice che il restauro, che abbiamo detto essere uno degli interventi che sono obbligatoriamente da eseguire ad opera di restauratori, e tutti gli altri conservativi, gli altri interventi conservativi ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, sono autorizzati dal Ministero ai sensi dell'articolo 31. Quindi, partendo appunto da questo passaggio della tutela e definendo il concetto di restauro all'interno del più ampio tema della tutela, ecco perché ai sensi dell'articolo 31 cosa dice il legislatore? Che ogni intervento di restauro che viene effettuato deve essere autorizzato preventivamente dal Ministero, ai sensi dell'articolo 21. E l'articolo 21 elenca tutta una serie di interventi che devono essere preventivamente autorizzati sempre dal Ministero, il quale in qualche modo ha delegato le sovrintendenze che rappresentano il Ministero sul territorio a autorizzare questa tipologia di interventi. Detto tutto questo, quindi l'attuale sovrintendenza archivistica e bibliografica, tutte le varie sovrintendenze archivistiche e bibliografiche sul territorio, rappresentando il Ministero a livello locale, sono competenti per quanto riguarda la tutela e quindi anche le autorizzazioni al restauro per i beni culturali, compresi quindi anche i beni librari e archivistici di proprietà non statale. Quindi le sovrintendenze a livello regionale sono in qualche modo l'ente a cui la biblioteca o l'istituto conservatore deve fare riferimento per ottenere l'autorizzazione per portare avanti appunto il restauro. Quindi quali sono gli enti non statali? Perché, come così, tanto per fare un piccolo inciso, non è che le biblioteche statali non necessitino di un controllo, di un'autorizzazione, ma dipendono direttamente dalle direzioni generali. Quindi le 46 biblioteche statali dipendono dalle direzioni generali, mentre tutte le altre tipologie di biblioteche, che sono quelle di enti pubblici, territoriali e non territoriali, persone giuridiche private senza fini di lucro, beni per i quali è intervenuta la notifica ai sensi dell'articolo 13 del codice, in tutte queste biblioteche, l'articolo 13 naturalmente è quello che attraverso il quale viene effettuata la notifica di interesse culturale, quindi tutte le biblioteche che non siano o gli enti conservatori
pubblici e privati che non siano una delle 46 biblioteche statali devono preventivamente richiedere l'autorizzazione per effettuare restauri sul materiale di propria competenza. Ma che cos'è nello specifico il restauro? No, come dicevo prima, il restauro è l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali. Quindi il concetto di restauro però implica un, come dicevo, intervento diretto sul bene, e molto spesso all'interno degli istituti, dicevo, non ci sono le professionalità che possono operare in questo senso. Conseguentemente entra in ballo, oltre che il codice dei beni culturali, naturalmente anche il codice degli appalti, perché se noi parliamo di enti pubblici, siano essi territoriali o non territoriali, qui siamo all'interno dell'università, però per appunto per la procedura degli appalti pubblici inevitabilmente noi siamo obbligati a seguire appunto il codice degli appalti, che è il decreto legislativo 50 del 2016, incrociato con un altro con il decreto ministeriale del 22 agosto 2017 numero 154, che è ovviamente subito successivo al nuovo codice degli appalti e che specifica i comportamenti che si devono tenere per quanto riguarda l'attribuzione di appalti che riguardino beni culturali. Quindi dal momento che il restauro implica un intervento sul bene, che siamo costretti ad attivare una procedura di appalto, va bene, o comunque di negoziazione, dobbiamo seguire il codice degli appalti e nello specifico del decreto ministeriale del 22 agosto 2017 numero 150. Allora, mio compito in questo seminario di oggi è soprattutto andare un po' a snocciolare, cercando di essere il più chiara possibile e anche utile appunto agli operatori del settore, su quelle che sono, diciamo, i comportamenti da tenere all'interno di una corretta procedura per arrivare ad una ad un restauro sui beni. Allora, intanto partiamo dalla prima fase, cioè per arrivare ad una ad un appalto, ad una affidamento, va bene, di restauro, bisogna partire dalle procedure interne alla biblioteca, che è una cosa a cui come sovrintendenza teniamo molto, no? Perché abbiamo l'idea che la sovrintendenza non rappresenti semplicemente un istituto che all'interno della regione di riferimento è lì a dare autorizzazioni o a negare autorizzazioni, ma in qualche modo rappresenta una componente importante di quella sinergia di cui chi ha parlato prima di me appunto ha ben detto. Quindi di fatto la sovrintendenza è attenta a dare anche delle linee guida alle biblioteche per quanto riguarda la scelta del materiale da sottoporre ad intervento di restauro, perché non è banale, cioè è ovvio che quindi la prima fase parte dalla scelta di cosa sottoporre al restauro quali di questi beni sottoporre prima di altri, quindi utilizzando una serie di parametri incrociati che vanno intanto dal budget che la biblioteca ha, cioè una consapevolezza concreta delle risorse che la biblioteca possiede oppure delle risorse di cui necessita, no? Attraverso l'attivazione di una serie di possibili canali di approvvigionamento in qualche modo di fondi che possono essere l'art bonus o l'accesso appunto a finanziamenti regionali o statali. Poi naturalmente l'altro elemento che deve essere valutato sono le condizioni di conservazione del bene, cioè è ovvio che un bene che è in una condizione di precarietà conservativa avrà una priorità rispetto ad altri.
La rilevanza di questo bene all'interno della raccolta, la sua rarità, la frequenza con cui viene richiesto in consultazione e tutta una serie di altri dati che in qualche modo mi portano a dire che non sempre bisogna privilegiare il restauro del bene messo peggio, ma bisogna in qualche modo inserire il progetto di restauro attraverso, all'interno di una programmazione e pianificazione, no? Tant'è vero che mi faceva piacere leggervi cosa noi come soprintendenza abbiamo inserito come linee guida per il restauro all'interno della nostra nuova pagina istituzionale, perché appunto noi abbiamo scritto che prima del restauro le raccolte librarie devono essere correttamente catalogate e gli archivi opportunamente ordinati e inventariati, no? Questa quindi sono tutte attività che devono precedere l'individuazione di cosa avviare al restauro, prevedendo in entrambi i casi una ricognizione del materiale anche dal punto di vista conservativo e un'accurata e periodica ricognizione del posseduto al fine di raccogliere dati precisi sullo stato di conservazione e le eventuali criticità e poter così compilare un piano di conservazione che individui le priorità di intervento sulla base di considerazioni che possono andare dalla valutazione tecnica del rischio di danneggiamento irreversibile del bene a considerazioni di natura diversa, quali la necessità di salvaguardare libri o documenti di più frequente consultazione, o all'opposto la volontà di valorizzare rendendolo disponibile materiale poco noto. Quindi noi abbiamo appunto voluto e abbiamo anche come soprintendenza dell'Emilia Romagna, questo ci tengo a dire, una caratteristica, cioè abbiamo all'interno della nostra, del nostro personale un restauratore qualificato, che è una grande fortuna che non tutte le soprintendenze hanno e che può in qualche modo attivare anche un dialogo con le biblioteche del territorio per essere anche consigliate in questa fase iniziale di scelta del materiale da, da inviare al restauro. Poi abbiamo la fase 2, cioè l'identificazione della o delle ditte cui affidare il lavoro e chiedere dei preventivi sulla base di progetti condivisi con il bibliotecario conservatore. Allora, fortunatamente, diciamo, mediamente il budget per il restauro di materiale cartaceo è generalmente sotto soglia. Dico fortunatamente perché questo ci semplifica enormemente le procedure. Quindi questo cosa consente? Consente sostanzialmente un affido diretto del lavoro senza l'obbligo di attivare specifiche procedure negoziate, con ampia discrezionalità ma nell'osservanza del principio di rotazione, che però non è sempre di facile applicazione e dal quale in qualche modo si può derogare laddove si dichiari e si evidenzi che appunto competenze specifiche per quel tipo di materiali sono esclusivamente, anche per ragioni di vicinanza territoriale, le possiede solo quella determinata ditta o appunto restauratore qualificato. Però se è possibile derogare a questo principio di rotazione, che è previsto dal codice degli appalti all'articolo 30,1, non si può assolutamente derogare dall'affidare il lavoro a ditte o singoli professionisti dotati dei requisiti richiesti dalla legge. Cioè non si può in qualche modo consentire a chi non ha le competenze richieste di intervenire direttamente sui beni. Quindi non si può affidare il lavoro a chi non ha queste competenze. Per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, l'articolo 12 del decreto ministeriale 154 del 2017 dà specifiche indicazioni sui requisiti necessari alle ditte per poter eseguire i lavori. Quindi, se si deve affidare un lavoro, bisogna verificare che la ditta a cui viene affidato il lavoro risponda a questi requisiti che sono ben definiti dalla legge.
Allora, una volta scelto il progetto e la ditta che lo esegue, va bene, la fase 3 prevede la preparazione e l'invio della richiesta di autorizzazione al restauro, che deve sempre precedere l'intervento. Va bene, quindi l'autorizzazione è sempre preventiva. La richiesta, essendo una richiesta, diciamo, voluta dalla legge, quindi deve essere inviata via PEC, va bene, dall'ente, dalla biblioteca che organizza, cioè che chiede appunto l'autorizzazione al restauro, alla soprintendenza, e deve essere firmata dal responsabile dell'istituto, quindi deve essere firmata, a seconda di com'è l'organizzazione interna della biblioteca, da un responsabile. E deve contenere due cose: il progetto di restauro, eventualmente attuato attraverso la redazione della scheda di progetto, e le immagini del materiale che attestino lo stato di conservazione. Quindi alla biblioteca deve, alla soprintendenza deve arrivare una richiesta a firma del responsabile, corredata dal progetto di restauro e dalle immagini del. Il progetto di restauro presentato viene valutato dal funzionario incaricato, e qui ribadisco, la Regione Emilia-Romagna è favorita perché noi abbiamo appunto un funzionario restauratore qualificato. Il funzionario referente verifica e, qualora necessario, modifica il progetto, richiede integrazioni sulla base delle quali il soprintendente può rilasciare o meno la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21. Questa fase, diciamo, in questo periodo abbiamo 120 giorni per rilasciare l'autorizzazione, quindi tenete presente chiaramente la tempistica. A seguito di tale autorizzazione e di regola sulla base di un progetto già esecutivo, quindi già con la definizione dei tempi e dei costi sulla base del lavoro, diciamo, spezzettato, insomma, dei materiali e così via, il richiedente può procedere all'affidamento. Va bene? Quindi una volta che viene autorizzato, il richiedente può procedere all'affidamento. Punti importanti: è necessario verificare che il materiale trasferito presso il laboratorio abbia una copertura assicurativa e che il laboratorio stesso abbia una copertura assicurativa. Poi deve essere fatta una specifica comunicazione nel momento in cui il materiale, va bene, passa dalla biblioteca di conservazione al laboratorio, e viceversa comunicazione del rientro del materiale, quindi comunicazione in partenza e al ritorno dei pezzi, va bene. Altra cosa importante: se il lavoro viene autorizzato ma non viene effettuato entro 5 anni, l'autorizzazione non ha più valore, quindi bisogna riprocedere e fare un'altra richiesta di autorizzazione. Quindi i termini per effettuare il lavoro dopo aver ricevuto l'autorizzazione sono 5 anni. Allora, il soprintendente può ritenere necessario e quindi richiedere anche un sopralluogo in corso d'opera, va bene? E poi, altra cosa importante, ogni eventuale variazione o integrazione che magari viene a emergere nel corso dei lavori di restauro deve essere anche questa autorizzata e concordata con il funzionario responsabile della soprintendenza. Ultimo appunto, sono arrivata a chiudere: adempimenti conclusivi. Al termine dell'intervento, naturalmente, devono essere consegnate alla soprintendenza da parte del laboratorio di restauro e attraverso l'ente che ha richiesto il restauro le schede tecniche e tutta la documentazione fotografica che riguardi sia la condizione del bene prima, durante e dopo, va bene? Altra cosa importante e conclusiva è che il funzionario e la soprintendenza può rilasciare l'attestato di buon esito, va bene? Che è un attestato che può essere rilasciato direttamente dalla soprintendenza, mentre il discorso del collaudo è qualcosa di più complesso, perché prevede la riunione di una commissione a cui partecipa, oltre che il funzionario restauratore, anche il funzionario bibliotecario. Quindi, diciamo,
generalmente la sovrintendenza, su richiesta dei laboratori, rilascia un attestato di buon esito. Va bene? Ho cercato di essere brava. Do ora la parola a Claudio Leombroni, che, come appunto, che non ha bisogno di presentazioni e che è appunto il referente del settore patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna e che dall'alto della sua esperienza nel settore delle biblioteche riveste un ruolo cruciale nella nostra Regione, non solo, i suoi ruoli sono molto importanti anche all'interno dell'Associazione Italiana Biblioteche e quindi è diciamo una figura molto importante, che passerà a questo punto ad un discorso forse meno operativo, meno giuridico-amministrativo e più politico. E il suo intervento si intitola Politiche pubbliche e territorio per la conservazione e la valorizzazione. Grazie. Ho 20 minuti, giusto? Sì. La faccio partire in timer. Io mi sono preparato delle slide, però le uso come appunti per me, anche perché per esperienza questi seminari sono densi di stimoli, quindi ciò che uno pensa di dire viene spesso rimodulato sulla base di quanto i colleghi hanno in precedenza detto, e in questa occasione devo dire, anche in questa occasione è così, perché quello che ha detto Melania Zanetti stamattina, in particolare sulla valorizzazione, è uno dei temi su cui penso dobbiamo riflettere. Quindi io dirò alcune cose, alcune di carattere generale, e qui sfrutterò la mia ormai lunga carriera, perché ho superato i 30 anni di carriera, quindi qualche cosa abbiamo visto, e nell'ultima parte dirò qualcosa sulle politiche della Regione Emilia-Romagna anche in una prospettiva futura. Ora, io parlo in genere in queste occasioni proprio come bibliotecario, come collega, penso che molti dei temi che sono sul tappeto e che hanno e che agitano spesso i rapporti, ad esempio, tra Stato e Regioni o dell'agone politico, penso che su questo noi e le nostre organizzazioni dovrebbero essere più presenti. Quindi io spesso parlo proprio da collega a collega. Ora, io non mi sono occupato nella mia carriera di conservazione in modo spinto. Io ho vissuto per 24 anni nella rete bibliotecaria di Romagna, quindi mi sono occupato, direi, in modo profondo di SBN, di automazione, anche di politiche e storia un po' delle biblioteche pubbliche, però ho avuto la fortuna, perché sono entrato nella professione all'inizio degli anni 90 del secolo scorso, che era ancora un periodo propizio per molte cose, di essere molto giovane, è stato indirizzato da Nazareno Pisauri, devo dire, direttore indimenticato dell'Istituto Beni Culturali, in molte commissioni, in particolare nella commissione SBN statale, e di lì ho potuto aprire gli orizzonti, quindi da una modesta provincia, partecipando a molti commissioni, gruppi di lavoro ministeriali e non, ho avuto un quadro abbastanza esaustivo delle situazioni. Poi ho iniziato la carriera in realtà in una biblioteca universitaria, quindi ho attraversato la provincia, i comuni, le unioni dei comuni. Adesso da 5 anni sono in una regione, mi mancherebbe lo Stato per completare il quadro, e questo dà una certa, diciamo, indipendenza di giudizio nella cosa. Ora, sì, cercano anche adesso, manderemo il curriculum. Sì. E
Quando io sono entrato nella professione era una stagione in cui la dimensione di servizio della biblioteca pubblica in particolare era molto accentuata. Pensate che nei primi anni 90 nascono alcune leggi, che ancora la 241 ad esempio, no? In cui il cittadino appare nella sua dimensione veramente di cittadino più che di amministrato, come dicevano i segretari generali ancora ai primi anni 90. Le tematiche della conservazione erano in qualche modo in secondo piano rispetto a questo grande obiettivo, che era quello del riconoscimento sociale delle biblioteche con questo profilo. Perché allora come oggi il nostro destino sta proprio nel riconoscimento sociale, cioè in che misura la comunità ci vede come indispensabili o utili quantomeno, perché questo poi è il presupposto per la politica di interessarsi in modo più o meno profondo del sistema. E questo ha attraversato sull'onda lunga, fino direi da dopo la commissione Franceschini, se voi leggete gli atti che riguardano la biblioteca, era ancora una visione delle biblioteche tradizionali, che il 68 era vicino rispetto a quello che il 68, il 77, gli anni 70 hanno portato, era molto diverso. E anche l'AIB si misurò con questa nuova situazione, per cui non so, Angela Vinai 68 o 67 illustrava un ruolo delle biblioteche diversissimo rispetto alla tradizione, cioè il bibliotecario dà anche servizi su ciò che non ha, cioè, era la dimensione dell'informazione che veniva enfatizzata, quindi un bibliotecario non ha magari le collezioni richieste, ma è in grado di dire dove si trovano, come fare per acquisirle e così via. Su questa onda lunga nell'AIB arriva fino all'86 o 87 il congresso di Viareggio e tesi di Viareggio, la seconda delle quali dice le biblioteche non sono beni culturali, che è un'affermazione forte se pensate che il presidente dell'AIB dell'epoca era quello che per me è un maestro, Luigi Crocetti, che qualche anno dopo poi rivedrà un po' le sue posizioni. Se leggete la conservazione, le biblioteche storiche come servizio, eccetera, vedete che lui rivede un po' certe posizioni perché in quel contesto erano comprensibili, ma astratte da quel contesto potevano anche essere utilizzate o intese in un modo diverso. Ora, queste fasi, quindi priorità del servizio, attenzione alla conservazione, si sono alternate. Nella Romagna, ad esempio, quando io entrai c'era anche sulla presenza ad esempio di colleghi di grande spessore, Lorenzo Baldacchini a Cesena, eccetera, Anna Manfron, un'attenzione per le biblioteche storiche molto accentuata, che si innesta su una tradizione che in Romagna è tuttora presente. Questa situazione poi è stata in qualche modo, come dire, enfatizzata dal dibattito politico. Pensate alle riforme dei primi anni 2000 e la nuova Costituzione. Il rapporto Stato-Regioni è stato sempre molto dialettico. Io lo ricordo molto dialettico quando erano presenti i grandi personaggi come Pisauri e altri direttori generali della Lombardia o del Piemonte. Ma è stato una delle letture che francamente io vedrei il momento di superare, perché i temi di tutela e valorizzazione, che hanno delle connessioni, se noi leggiamo sia Casini Lorenzo, che adesso è passato ad altro mestiere, ma
è un giurista di grande spessore, Cassese eccetera. Tutele e valorizzazione hanno spesso rimandi o rinvii, è un groviglio di difficile, ma questo si è innestato poi sul rapporto Stato-Regioni. Il codice usa i termini tutela e valorizzazione nei termini che sono stati prima illustrati, ma sullo sfondo c'è l'articolo 117 della Costituzione, che non è stato cambiato dai tentativi di riforme degli ultimi anni, e il quale dice una cosa apparentemente molto chiara, molto lapidaria, ma poi andandola ad analizzare, come dimostra il codice, ci sono tanti intrecci. Lo Stato ha legislazione esclusiva nella tutela. Questo giustifica alcuni interventi che sono stati prima illustrati da chi mi ha preceduto, ad esempio la riforma del 2015, che ha riportato la tutela in capo allo Stato, anche se fatta male, perché è fatta male da un punto di vista giuridico, perché la legge aveva alle spalle un decreto legislativo che non conteneva questa materia, è stata introdotta quindi all'ultimo momento e fuori dall'esame quindi del Parlamento, e male dal punto di vista, chiamiamolo, manageriale, perché vuol dire riportare allo Stato, in un momento in cui tutti i colleghi statali e gli istituti avevano pochissimo personale, quindi è come dire io ti aumento il lavoro, è come dire non riusciamo a farlo, talché la direttrice generale delle biblioteche, allora Rummo, fece una convenzione con il collega degli archivi almeno per innestare la competenza sul ramificata tessuto di sovrintendenze archivistiche. Ma se ci pensate, voleva dire fare una cosa senza pensare effettivamente alla conservazione. Nessuna regione ha protestato, va anche detto questo. Questo significa che le regioni negli anni avevano praticamente, direi, dismesso, tranne qualcuna, ad esempio forse l'Emilia-Romagna, che aveva per unica fra le, un istituto, che era l'Istituto Beni Culturali, soppresso il 1 gennaio 2020, che aveva anche queste professionalità. Però nemmeno la regione Emilia-Romagna ha alzato la mano per dire no, nefandezza, riportiamo. E su questo dovremo naturalmente interrogarci. Sulla valorizzazione la Costituzione dice che le regioni hanno potestà di legislazione concorrente, il che non vuol dire che Stato e Regioni concorrono nella legislazione, vuol dire che la potestà legislativa è regionale all'interno di linee guida che dovrebbero essere indicate dallo Stato. Ma questo io ho visto che nel nostro settore non è mai accaduto. Ricordo Anna Maria Mandillo, la povera Anna Maria Mandillo, da sempre chiedere appunto sulla legge di tutela le linee guida che erano poi state promesse dopo il passaggio di competenza dallo Stato alle regioni in materia di biblioteche, archivi e anche musei, ma qui lo teniamo. Quindi la Costituzione precedente non sono mai state fatte. Questo ha prodotto un clima di tensione che si è spesso riverberato nelle discussioni e senza magari avere la contezza della crucialità dei problemi che ad esempio nella sessione precedente sono stati enunciati. Cioè, se la conservazione è un problema di interesse pubblico, e qui non credo che qualcuno dica non lo è, questo vuol dire che è un problema nazionale, quindi tutti i livelli istituzionali dovrebbero collaborare lealmente per affrontare questo problema. E questo va detto, perché su questo non si può
dire questo è mia, la competenza è mia. C'è il problema reale. Affrontare il problema vuol dire avere risorse umane, risorse finanziarie e capacità, risorse umane che siano professionali ovviamente. E su questo, secondo me, tutti i livelli istituzionali, fermo restando naturalmente le competenze che sono definite dalla legge, su questo devono collaborare. Passando un attimo con la giacca della regione, noi adesso abbiamo con la soprintendenza archivistica e bibliografica regionale avviato un'interlocuzione proprio per stabilire nei settori, peraltro in cui la regione interviene finanziariamente, quindi non solo la parte di finanziamento per i restauri o interventi conservativi, ma anche per le politiche, non so, sull'inventariazione archivistica, su quello che vedete nei piani annualmente per chi è di questa regione, una collaborazione e un reciproco scambio di informazioni, proprio perché, vista la debolezza del nostro settore nel contesto delle politiche pubbliche italiane, noi, almeno noi, fra di noi ci deve essere una massima coesione possibile per rappresentare naturalmente i problemi poi alla parte politica. Recentemente un quadro anche, come posso dire, concettuale, un lessico diverso è stato introdotto dalla Convenzione di Faro. La Convenzione di Faro, non so se l'avete guardata, naturalmente è controversa. Ci sono alcuni giuristi che contestano le traduzioni del concetto di cultural heritage con patrimonio culturale, insomma. Ma al di là di questo, pone un quadro concettuale che noi dovremmo tenere presente, perché va nella direzione che anche Melania Zanetti stamattina aveva detto, cioè quello di fare in modo che la valorizzazione si innesti su un consenso molto più ampio. In questo caso Faro è molto centrata sulla comunità. Quell'idea di comunità patrimoniali, adesso al di là della traduzione che può essere, però di coinvolgimento della comunità anche nella conservazione, cioè nell'individuare i beni che hanno un significato, che sia identitario, che sia di memoria per la comunità, che dia un senso alle relazioni che intercorrono nella comunità, questo è una parte, ad esempio, che noi dovremmo perseguire. E dove è stata fatta? Io ho presente alcune manifestazioni, in questo caso di valorizzazione degli archivi, con forte coinvolgimento della comunità nelle sue varie espressioni, quindi sono cose al confine della memoria, della storia, della public history, eccetera, hanno avuto un grandissimo successo, e noi abbiamo bisogno che l'agenda delle politiche pubbliche naturalmente includa questo tipo di anche questo tipo di interventi nel nostro settore, perché questo è un settore, mi rifaccio sempre a quanto detto Melania Zanetti, che è vero, che rischia la marginalizzazione, in taluni casi anche la musealizzazione, va detto, no? Perché gestiamo oggetti che con la contemporaneità stanno perdendo i legami, e invece questi legami vanno irrobustiti, anche perché la conservazione è un concetto più ampio. La stessa tesi di Viareggio usavano, anche se avevano questa cosa di la biblioteca non è bene culturale, se uno legge sotto dice cos'è, manipolano informazioni, veicolano informazioni e conoscenze, però anche queste vanno conservate. Adesso va il digitale, non va, noi stessi come regione faremo un consistente intervento che si aggiunge a quello finanziato nell'ambito del PNRR,
In questo momento, se voi guardate, a proposito di appalti, i portali specializzati del Ministero, è in corso forse il più grande appalto di digitalizzazione, anche non in termini assoluti, ma in termini relativi, cioè guardando gli interventi fatti nel nostro paese, di digitalizzazione di materiale bibliografico, in particolare i quotidiani e poi materiali di documenti di archivio, eccetera, con un finanziamento notevole. Sono fondi PNRR. I fondi complessivamente a disposizione per la digitalizzazione sono 200 milioni, 60, se non vado errato, di questi sono destinati alle regioni, e le regioni a sua volta faranno appunto procedure di appalto. In Emilia-Romagna un po' meno di 4 milioni arriveranno, ma noi avremo anche risorse, chiamiamole regionali, cioè legate ai fondi FESR, forse 4 volte di più, che saranno destinati alla digitalizzazione. Poi qui meriterebbe un altro seminario, perché è un concetto molto, molto ampio, del patrimonio culturale. Questo mi avverte che devo finire. Non ti ho dato il bigliettino. Sì, no, ma visto che ha un cronometro. È un cronometro che non sbaglia. Il digitale, come mi ricorda spesso il mio amico Klaus Kempf, necessita digitalizzazione e purtroppo, di conservazione, e anche questo, e purtroppo, per ragioni che adesso è lungo spiegare, in questa fase è messo tra parentesi la questione. Conservare il patrimonio che biblioteche e archivi hanno è un'attività necessaria, d'istituto, ed è più ampia di quanto si pensi, riguarda anche il digitale, perché voi immaginate fra 10 anni i formati quali potranno essere. Si chiama digital curator la figura, e come vedete anche qui c'è molto da lavorare. Su questo la Regione farà quello che può fare. Chiudo dicendo, sempre invece per questo settore, perché è un progetto che ha coinvolto i bibliotecari per 30 anni, credo. È in via di conclusione una gara europea, quindi già bandita, che ha un paio di lotti. Uno di questi sono le 5 centine, cioè il completamento, il caricamento in SBN del censimento avviato negli anni 80, e un altro lotto prevede anche la catalogazione del libro antico oltre che moderno. Quindi su questo noi continueremo a investire, e il caso delle 5 centine nella nostra regione è fondamentale, perché se non sono disponibili nel catalogo che la gente comune utilizza, diciamo SBN, quale contezza ha, a parte lo studioso, della presenza? È una forma di conoscenza sul patrimonio che noi dobbiamo incentivare, e questo ci ha indotti 5 anni fa a dire: adesso questo progetto lo dobbiamo chiudere, passando alla fase ovviamente di ostensione quasi del lavoro fatto. Mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie molte a Claudio Leombroni, non solo per il rispetto dei tempi, ma soprattutto per appunto l'ampiezza della visione a cui ci ha portato, sì, da una specola regionale, ma come abbiamo sentito proiettata molto lontano dai confini della regione in cui ci troviamo. E naturalmente anche qui sono emerse molte criticità, molte occasioni, opportunità, come il termine di comunità ci ricorda,
che insieme alle criticità, ai dubbi, ai problemi sollevati dalle tre presentazioni che abbiamo ascoltato, danno sicuramente il via ad un dibattito che apro con molto piacere e che estendo naturalmente sia a coloro che sono collegati da casa sia a coloro che sono presenti. Chi è da casa, la chat lo ha già detto, lo ricordo, formulerà le domande in chat. E il microfono è pronto per essere consegnato a chi vuole intervenire e quindi do la parola al pubblico. Presente. Non siate timidi, non siate timide, anche se in effetti la registrazione ci impone un certo decoro. Prego. Sì. Se me lo consentire, poi. Se vuoi alzarti in piedi, sì, e venire a favore della telecamera, ti vedono sia quelli che sono a casa, sia rimarrai in peritura nelle memorie digitali. Ho preso qualche appunto. Mi innesto sull'intervento del dottor Lombroni perché mi ha dato tanti spunti di riflessione. Il primo, a cui non ho accennato nella mia presentazione, scusatemi alle spalle, è il fatto che effettivamente le biblioteche non sono tout court dei beni culturali. Ci sono delle biblioteche che hanno come mission la diffusione delle informazioni e sono le biblioteche pubbliche di informazione o di pubblica lettura, a volte le abbiamo chiamate, no? In cui i libri sono presenti ma sono destinati ad essere prestati, a logorarsi, ad essere sostituiti, perché la loro funzione è la diffusione della cultura. Ecco perché il termine conservazione a cui ho fatto riferimento è legato al codice dei beni culturali. C'è un termine a cui io do una connotazione legata ai beni culturali. Poi il termine diventa anche generico. Si può anche dire conservare il sapere, si può anche dire conservare il digitale, che per me è una contraddizione in termini, perché il digitale io non lo posso conservare così come mi prega di fare il codice dei beni culturali, ma semmai lo posso riversare come informazione. La conservazione dell'informazione digitale si basa su un continuo refreshing di quell'informazione. Qui non arrivo mai a qualcosa che sia il manufatto. Io non ho usato a caso questo termine nella mia presentazione. L'oggetto fisico. Ed è vero che, ad esempio, ci sono tanti anni trascorsi in cui il capitolo di spesa del Ministero destinato alla conservazione aveva in sé il termine digitalizzazione e questo ha prodotto il dirottamento dei fondi sui progetti di digitalizzazione che passavano sotto il termine conservazione, ma che conservazione del patrimonio fisico non è. Nulla da dire sulla digitalizzazione come strumento di diffusione, perché chiunque studi sa che si è aperto un mondo immenso per la circolazione del sapere a cui nessuno di noi potrebbe rinunciare, ma ha solo spostato l'attenzione rispetto al problema del patrimonio che tangibilmente, fisicamente abbiamo negli istituti di conservazione. Quindi preferivo puntualizzare questa cosa. L'altra cosa che mi preme, perché io sono legata al Veneto, che è la mia regione nella quale adesso lavoro, e effettivamente questo passaggio cui accennava Cristiana, che ha ripreso poi Lombroni, di passaggio di competenze sulla tutela del bene librario dalle regioni allo Stato è stato vissuto come un trauma anche dagli uffici beni librari delle regioni. Io parlo per il Veneto, posso parlare per la Lombardia, posso parlare per l'Emilia Romagna, ma credo che chi è in altre regioni possa testimoniare qualcosa di analogo, perché ci sono regioni in cui l'ufficio beni librari era legato capillarmente al territorio e, ad esempio, nel caso della Regione Veneto, faceva da tavolo di dialogo tra archivisti, bibliotecari e professionisti del restauro, per dire, no? Ed è uno scollamento che si è adesso imposto proprio per questo ritorno. Non so se è un ritorno o se è un'esperienza ex novo,
per lo Stato, di competenze di tutela dello Stato sui beni librari. Non ci sono state proteste, probabilmente non si sono fatti sentire abbastanza, probabilmente le regioni si sono anche un po' risentite, se volete passarmi il termine, per questa sottrazione di competenze che magari in qualche regione non era ancora così affermato, ma in tante regioni comunque c'era e funzionava. In Veneto un po' sentiamo la difficoltà che la regione, l'ufficio beni librari della regione, ad esempio, si metteva in rapporto anche con l'istituzione universitaria, con Ca' Foscari, per corsi di aggiornamento che potevano arrivare ai professionisti degli archivi delle biblioteche. Ecco, volevo puntualizzare anche questo, perché effettivamente è stato un momento traumatico, vissuto in maniera traumatica. Grazie. Posso dire qualcosa? Sì, prego. No, allora, sicura, io non ho avuto tempo nel mio intervento di parlare di questa dolorosa vicenda, perché soprattutto all'inizio è stato molto, molto faticoso. Io sono arrivata in soprintendenza nel 2017, il passaggio c'era stato da appena 2 anni, ma fino al mio arrivo e a quello del mio collega, che adesso è andato in pensione, non c'erano bibliotecari, cioè sono state create le soprintendenze bibliografiche in realtà in cui la figura del bibliotecario non c'era. Ecco, va detto anche che ci sono state negli anni regioni molto virtuose che quindi si sono viste sottrarre delle competenze che esercitavano benissimo, e regioni che non erano affatto virtuose, che quindi in qualche modo, quindi c'era un po', infatti l'ho accennato nel mio intervento, che c'era questa, diciamo, disomogenea presenza in qualche modo delle istituzioni che si dovevano occupare di tutela sul territorio. Poi vorrei anche dire che in realtà il tema è ancora caldo, nel senso che c'è questo discorso della autonomia differenziata, per cui almeno la regione Emilia-Romagna ha messo sul tavolo anche il tema delle biblioteche, dei beni culturali, in parte la regione Lombardia ancora di più in qualche modo ha richiesto delle competenze. La regione Lombardia ha fatto... Sì, esatto, quindi il tema, diciamo, è politicamente caldo. E poi un'altra cosa invece volevo dire, che non c'entra con questo discorso, ma è un mio pensiero. A me non piace molto questa idea della biblioteca di conservazione, la biblioteca di pubblica lettura. È una consapevolezza a cui sono arrivata facendo il mio lavoro in soprintendenza, no? Cioè, secondo me le biblioteche nella loro complessità sono un organismo unico, perché quello che noi abbiamo oggi nelle nostre biblioteche dobbiamo cercare sì di utilizzarlo per diffondere la conoscenza, ma anche di conservarlo. Cioè ogni biblioteca, secondo me, pur con i loro, con le loro diversità, con le sue tipologie, con le sue scopi, ha secondo me una parte di responsabilità di conservazione, di trasferimento al futuro di quello che conserva. Cioè io sono convinta che in realtà la biblioteca è un tutt'uno, è una raccolta che ha la parte antica, se c'è la parte antica, e la parte moderna. E me ne sono resa conto appunto occupandomi delle biblioteche del territorio, del tema dello scarto. Ecco, volevo un po'... Cioè, secondo me è un po' rigida questa differenza tra la biblioteca, tant'è vero che, e poi finisco, il codice all'articolo 10 dice che le biblioteche, le raccolte bibliografiche sono beni culturali, nel loro insieme, appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali. Quindi sono, e non fa differenza tra le grandi biblioteche di conservazione, è ovvio che c'è una differenza. Però secondo me la sensibilità verso la conservazione del patrimonio bibliografico deve arrivare fino ai giorni nostri, perché quello che noi conserviamo adesso arriverà a chi verrà dopo di noi. Quello che noi non conserviamo, però ecco una cosa a cui tengo abbastanza, che secondo me questa rigidità non ci aiuta, penso. Sì, mi è possibile. Certo. Sì, no, ma faccio un aneddoto molto interessante. Io ho capito.
No, vi racconto due aneddoti, così giusto, vediamo se il pubblico viene stimolato. Il primo è del mio amico Federici, quindi ha una... Il digitale, la conservazione del digitale, lui spesso, lo ha detto anche in pubblico, i problemi che avete col digitale, io l'ho detto, dovete stampare e conservare la carta. Questo. Sulla parte invece che è vero, è interessante, allora, per il l'ANCI e UPI qualche anno fa, Associazione Nazionale Comuni Italia, UPI, per la quale invece collaboravo io, Province d'Italia, pensarono di proporre modifiche al codice dei beni culturali proprio per chiarire che non tutte le, diciamo, i fondi delle biblioteche sono biblioteche, sono beni culturali. Perché alcune biblioteche, pensate, non so se mi viene in mente il multiplo di Cavriago, è tutto contemporaneità, corsi, attività, e anche se il termine a me non è mai piaciuto, fondi da pubblica lettura, quindi opere di consultazione, romanzi, dove che appunto vengono consumati, perché in quel paese si fanno anche 3 prestiti ad abitante, 4, quindi vengono logorati, e dove lo scarto dovrebbe essere, come dire, molto semplice. ANCI e UPI proposero appunto di agevolare lo scarto, dicendo questo concetto che vi ho detto. L'ufficio legislativo del Ministero complicò in misura tale la cosa, dicendo, rendendo incomprensibile il testo, per cui anche da quello che diceva prima la collega, questo tasso di confusione è elevato, perché l'articolo 10, comma C, dice ad esclusione delle biblioteche indicate nell'articolo 4, noi ANCI e UPI avevano scritto biblioteche pubbliche, attenzione, indicate nell'articolo 47,2 del DPR 24 luglio 77 616. L'ufficio giuridico del Ministero ci spiegò che dovevano fare riferimento all'ultimo atto in cui lo Stato trasferiva alle regioni. Fatto così non si capisce nulla, cioè non si capisce che non sono beni culturali, quindi non c'è tutta la, non ci dovrebbe essere tutta le biblioteche, tipo, non so, Cavriago, che dicevo, perché sono biblioteche popolari, biblioteche del contadino nelle zone di riforma, centri bibliotecari di educazione permanente e servizio nazionale di lettura, che è di questi più consistente. Cioè sono tutti gli interventi che lo Stato fece a partire dagli anni 50, prima di passare alle regioni la cosa. Il risultato è che questo che ci stiamo dicendo non si evince direttamente dal codice. Questo è l'aneddoto che a me fece molto sorridere, anche la spiegazione è un po' così, perché nella pratica di tutti i giorni noi abbiamo, non so, prendiamo anche una biblioteca, Bagnacavallo mi viene in mente, Bagnacavallo è una biblioteca di un piccolo comune che ha un consistente fondo di 5 centine. E di Cunaboli. Quella è invece una biblioteca che va analizzata, ed è qui il discorso della complessità. Poi ci sono altre biblioteche nate soprattutto di recente, anche perché sono stati riconvertiti zone, edifici, rigenerazione urbana, in cui il patrimonio è davvero, sembrano più idea store londinesi, e qui questi non possiamo applicare il codice dei beni culturali, perché per le ragioni che dicevo negli anni Zanetti, lì c'è un'usura quasi programmata delle... Però gran parte delle nostre biblioteche, è anche vero che stanno nella
sono complesse, cioè hanno dei quasi fondi estinti, ereditati all'epoca delle soppressioni napoleoniche in molti casi, oppure da lasciti, di acquisizioni di fondi, per cui dirigere queste biblioteche e lavorare in queste biblioteche è effettivamente complesso, perché qui c'è un universo da... Ma in effetti, perché le due parti avrebbero bisogno di competenze parzialmente diverse, perché è vero che tutto il materiale di una biblioteca, sono d'accordo con Cristiana, quando dici tutto il materiale di una biblioteca ha bisogno di cura, la cura non è sempre proprio conservazione, nel senso che se un Harry Potter si logora e io ho cura di quell'oggetto, prendo un nastro adesivo e posso ripararlo, non penso di restaurarlo, però me ne prendo cura ugualmente, no? Perché fa parte del mio patrimonio. Su una cinquecentina nastro adesivo non me lo posso permettere. Quindi ci sono delle differenze, ma l'altra cosa più complessa secondo me è che il concetto di bene culturale, così come la Franceschini l'ha sistemato, l'ha proposto e come lo riprende, non in toto, ma insomma in buona parte il codice, è fluido nel tempo. Il bene culturale, qualunque testimonianza avente valore di civiltà, vuol dire che dentro questa stanza probabilmente di questi oggetti di cui oggi facciamo un uso a nostro favore, domani da questi oggetti, in questi oggetti troveremo dei beni culturali. Certo. C'è un'evoluzione, è no? È fluido nel tempo, allora, ma anche nel nostro presente, perché ciascuno di noi può avere una sua idea diversa. Però hanno bisogno di un riconoscimento, sì, eh. Ed è esteso, c'è anche un momento di riconoscimento del bene culturale. Certo. Vorrei anche buttare sul tavolo il dialogo non solo fra le diverse anime delle biblioteche. Io devo dire che sono un po' perplesso dall'accomunare, dall'assegnare a tutte le raccolte librarie, come sostieni tu, la funzione appunto di conservazione, perché se c'è un grande dramma che vive il nostro sistema bibliotecario nazionale, quello di non avere stabilito con chiarezza quali sono i compiti e le funzioni di ciascuna tipologia bibliotecaria. Siamo in un paese che ha due biblioteche nazionali centrali, non ce lo dimentichiamo, e che ha un numero infinito di biblioteche nazionali, infinito rispetto ad altri paesi europei. Un altro, secondo me, punto molto importante è il rapporto e il binomio fra le spinte di servizio della biblioteca come servizio e la biblioteca invece come appunto luogo di conservazione e valorizzazione, perché purtroppo anche questo alle volte non è esattamente un binomio che funzioni molto bene. Così come dobbiamo rilevare che il binario conservazione e valorizzazione non va sullo stesso livello. In molte, troppo poche, sono d'accordo, biblioteche si fa buona conservazione, in pochissime si fa buona valorizzazione. Quindi sono due binari che davvero non corrono affatto paralleli.